Colleghi, buongiorno, vi prego di prendere posto. Di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti. Possiamo iniziare questa giornata di lavori molto, molto densa, sulla quale spendo solo due parole per presentare l'innovatività dell'iniziativa. Un aspetto importante è che sulle tematiche che verranno prese in considerazione, in particolare quell'area grigia che c'è tra i servizi per l'infanzia e adolescenza, i servizi di salute mentale adulti, ci sarà un confronto su tematiche specifiche che vedrà coinvolti su ciascun tema un esponente dell'area scientifica, dell'area dei servizi della neuropsichiatria infantile e altrettanto della salute mentale adulti. Quindi ci sarà una vera materia di dibattito e di confronto. I temi sono quelli che sono assolutamente all'ordine del giorno per i professionisti, dai disturbi di condotta a quelli alimentari, a quelli relativi agli esordi psicotici, sui quali ci sarà uno spazio sul progetto regionale che è stato varato pochi mesi or sono dalla Regione Emilia-Romagna, che ha voluto individuare il Dipartimento di Salute Mentale di Modena come coordinatore di questo progetto. Infine sull'autismo. Un altro tema e metodo innovativo è quello che potete verificare guardandovi attorno. Io sono veramente molto lieto che i colleghi della Società Italiana di Psichiatria e della Società di Neuropsichiatria Infantile abbiano accolto con entusiasmo, devo dire, questa proposta di far partecipare ai lavori che ordinariamente sono per professionisti, per accademici, per didatti, sono aperti questi lavori agli utenti, ai familiari e probabilmente anche a cittadini interessati alle singole tematiche. Questo da un lato ci impone di avere delle modalità di trattazione di queste tematiche più aderenti alle effettive richieste che ci pongono i cittadini, che ci pongono gli stakeholders, dall'altro ci consente però di moltiplicare il messaggio che da questa sala e dalle altre sale di questa settimana della salute mentale sta venendo fuori, di moltiplicarlo e di farlo arrivare alla comunità. Unico modo questo per dare al nostro agire in salute mentale di comunità una ricaduta che veramente abbia un senso e una portata appropriata. Noi abbiamo l'onore, il piacere stamane di avere con noi il sindaco di questa città, il sindaco di Modena, il sindaco Pighi, e quindi io gli chiedo di venire qui al tavolo della presidenza per un saluto particolarmente gradito.